Salve, sto seguendo una cosa molto curiosa sul web in questo momento. Si sta diffondendo l'idea in certi settori fondamentalisti cattolici che per fermare l'invasione musulmana in Italia è necessario cristianizzare l'Italia, cioè rendere l'Italia un paese di ispirazione religiosa. Rendere di nuovo l'Italia un paese con una religione ufficiale e ricominciare ad applicare in Italia leggi di ispirazioni religiose. Questo per fermare l'invasione musulmana in Italia. Questa, secondo me, è una grandissima puttanata. Anzi, con la creazione di uno Stato religioso non si fa altro che affermare il principio per il quale chi è in maggioranza decide se l'Italia è un paese a maggioranza cattolica, diventa un paese cattolico. Ma poiché i cattolici in Italia sono solo il 30%, cioè quelli che vanno a messa, e i musulmani in Italia sono sempre di più, non è lontano il giorno in cui i musulmani supereranno i cattolici. E allora, i cattolici, tra creare uno stato religioso in Italia e creare uno stato laico, credo che sia per loro più conveniente aiutare a creare uno stato pienamente laico, in modo tale che anche nel momento in cui arrivasse una maggioranza musulmana in Italia, la loro libertà di culto sarebbe comunque garantita. La loro libertà di scelta sarebbe comunque garantita. Io non capisco come mai un certo fondamentalismo cattolico ritenga la creazione di uno Stato religioso come una specie di antidoto all'invasione musulmana dell'Italia. Io credo che se l'Italia fosse un paese pienamente laico, qualsiasi sia la religione di maggioranza relativa in Italia, sarebbe garantita come svolgimento dei propri riti, come proprio culto, come possibilità di anche di manifestare pubblicamente il proprio credo religioso, come è giusto che possa essere, pur comunque senza ledere le libertà altrui. Per cui, se durante il giorno suonano le campane a dirotto ogni mezz'ora, non si capisce per quale motivo non ci possa essere un muezzin che dice le sue preghiere, se non so come funziona, dal minareto all'aperto. Non si capisce perché non lo possa fare. Soprattutto poi quando saranno la maggioranza. Allora se lo prenderanno questo diritto, ma se noi glielo dessimo prima questo diritto, se tutti insieme costruissimo uno Stato laico, daremmo sia ai musulmani, ma anche a tutti i cattolici, tutto il diritto e la possibilità di poter professare la propria religione. Grazie.